Partito ufficialmente ieri con il ritiro di Colle di mezzo la stagione sportiva della Vastese Calcio, i biancorossi agli ordini del riconfermato mister Fulvio D'Addario e del suo staff affronteranno la preparazione in due step, la prima parte fino al 13 agosto e poi la seconda dal 17. Confermati Martiniello, Altobelli, Di Filippo, Monza e il portiere di Rienzo, mentre Panaioli e Attili sono i primi volti nuovi. Nei quadri dirigenziali riconferma anche per il direttore generale Andrea Masciangelo, alla terza stagione all'Aragona, la seconda consecutiva. Masciangelo pone gli obiettivi di crescita della società guidata dal presidente Bolami. Sono felicissimo di ritrovarmi ancora qua. All'inizio c'è stata una scelta condivisa con la società per un percorso diverso. Poi devo dire che ho scoperto, dopo l'esame fatto a Coverciano da direttore sportivo, dove la frase diceva che il cuore colpisce solo poche cose, e ho scoperto la verità, che il cuore comunque in fondo c'ha i colori biancorossi. E quindi sono molto contento di essere qui e di riprendere un lavoro iniziato l'anno scorso con la società da tutti i punti di vista. Quest'anno ritornare qui per me è un anno importante insieme a tutti i collaboratori, perché penso che abbiamo una struttura organizzativa, una struttura societaria di tutte le persone importante per questa città e vogliamo lasciare il segno. In settimana ci sarà il lancio della campagna abbonamenti, tutti i tifosi capiranno quello che la società vuole fare. Ma c'è bisogno del calore di tutti, del calore della città, perché a noi ci dà la forza di lavorare 24 ore su 24 per questi colori. Quindi speriamo che riusciamo ad aprire lo stadio, ci sono già delle iniziative di marketing che vogliamo iniziare, perché sarà un anno, spero, positivo da questo punto di vista. La squadra sta andando avanti col direttore D'Ottavio, stiamo cercando di fare una squadra importante, quindi abbiamo tutti l'entusiasmo, ma abbiamo anche bisogno di chi ci trasmette questo entusiasmo, e sicuramente la città e i tifosi, ci staranno vicini e ci daranno questa forza.